Ci spiega cosa sta succedendo dal suo punto di vista fra lei e Calenda. Dai. Buona giornata, sono nella fase... Dov'è la macchina? Sono nella fase zen. Zen. Sì. E quindi non... I suoi un po' meno stanno abbastanza pestando su... Il progetto del terzo polo è talmente importante che non vale la pena di litigare, almeno io spero che vada così. Però non me la fate fare a piedi, ragazzi. No, ma no, un pezzo della mia. No, beh, oggi dai, come se fossimo suoi giornalisti e la lasciassimo andare oggi, ci licenzierebbe. Lei vuole frenare sulle tempistiche dei progetti. C'è un problema di fondi tra i partiti. È tutto già deciso, le tempistiche sono già decise. Cioè, se scioglie Italia Viva a giugno, prima che si faccia il congresso, quando? Quando hai fatto il congresso, quando nasce il partito nuovo, scioglie quelli vecchi, è chiaro. Ma Calenda ha paura di un contendente al congresso? Ci sarà? Io non lo so, nel senso che io ho preso un impegno che era quello di fare un passo di lato, come sapete, l'ho fatto e adesso do una mano dall'esterno. Quindi, sinceramente, la mia fase zen è veramente una fase di uno che dà una mano, fa un passo indietro perché il progetto parta. Ma ora vi accusate di... Siccome io sto facendo una dieta in questi due giorni. In questi due giorni vi siete accusati di veline. Il progetto è vivo o morto? Questo, i vostri e quelli di Azione. Non ha fatto veline? No. Ma occhio al dito! Il progetto è vivo o morto? È vivo o morto il progetto? Il dito, Michelino, il progetto! Vivissimo! È vivo e lotta insieme a noi.